Buongiorno ragazzi e ragazze, siamo a Cortina. Io sono sempre molto felice quando siamo a Cortina. Però da notare ho dormito tipo fino quasi alle 2. E c'erano Chiara e Baso che erano già svegli e tipo sono andati in centro, eh. Io invece coma profondissimo, sono veramente peggio dei bambini. Se mi lasciate là io dormo. Comunque adesso mi sono preparata e sono completamente struccata. Quindi ormai dovreste essere abituati a vedere i miei video. Io ricomincio sempre completamente struccata. Comunque sto caricando l'iMic che sarà online alle 17. 7:30 oggi ed è il video più imbarazzante del mondo, cioè non ho mai caricato un video così imbarazzante, è tipo vietato ai minori, quindi spero che vi piacerà e non sapevo fino all'ultimo veramente se caricarlo o meno. Comunque, questo è lo splendido panorama, come sempre ormai lo conoscerete da Cortina. Ed è una bellissima giornata, anche se ovviamente fa freschetto e lassù c'è la neve, dove è Patatone? Patatone si sta preparando. Posso venire a salutarti? Ah, no, non si può venire a salutare Patatone in questo momento perché si sta vestendo. Io scelgo veramente il momento peggiore. Comunque, adesso mi trucco così usciamo a pranzo tipo alle 3. Bene. No, ma facciamo un vlog Inception. Un vlog nel vlog. Tomas sta spiegando a Chiara tutte le robe di Cortina, dove andiamo Però oggi adesso. hanno perso solo una pista. Oggi Mi piace perché l'abbiamo messo proprio là, stile intervista. Infatti sta facendo l'intervista doppia, nel senso che ci sono due persone che lo Esatto, seguono. esatto, Sta esatto. spiegando Ti tutto. piace? Però Tomas ti piace, guardalo, guarda, tutto contento. Ma Cavolo. Patatone! Dai che abbiamo fame, muoviamoci, muoviamoci. Fame. No, non hai fame, come ieri. Tomas non ha Non fame, ha fame, non ha poi fame. un Due piatto di piatti, pasta così. esatto. Ma lei ha parlato di cibo. È arrivato subito. Subito Cos'è cibo. qua? Siamo in centro alla disperata ricerca di qualcosa da mangiare. Volevamo andare. Il bello è che Chiara ha appena detto le stesse cose nel vlog, quindi adesso le ripetiamo È giusto tutte. Ma in realtà volevamo andare tipo in un rifugio. E Tomas continuava a dire: sì, è tutto aperto, andiamo in rifugio. Poi, meno male che abbiamo chiamato tipo due rifugi, tutti e due chiusi. Entrambi chiusi. Entrambi Nonostante chiusi. Tomas continuasse a dire che erano aperti. Lui è ancora convinto, vero? Sì. No, dipende di come Ah, adesso parliamo. no. Adesso Ah. Adesso dipende se parliamo di rifugio o trattoria ristorante. Sono tutti chiusi? No, rifugio e rifugio sono tutti aperti. Hanno Tutti detto che aperti. aprono tutti settimana prossima. Esatto. Beh, comunque, insomma, Vabbè, siamo tanto niente da affamati. mangiare, lo troveremo. Speriamo di trovare qualcosa. Vedi qua in Sì. questo posto qua, di solito si balla la sera. Sì, questo è tipo una Qua, discoteca. così poco? Beh, Baso è giusto, Io diciamo. Lui è il giovane della compagnia. No, Baso che compie gli anni, continua a dire che ne ha 28 tra 2 giorni. Un giorno prima di Nicole ne ha 29. 28 No, ancora. Baso, guarda che io ho fatto il DJ, eh. Lui ha fatto il Hai DJ fatto qua. il DJ qua? Sì, qua. In questa? Ah, in questa Ascolta, proprio. stasera ci Anche qua, sì. presentiamo, facciamo DJ set. Vai. Tomas più Baso, DJ Ci set. credono tutti. Prendiamo un prosciutto crudo, lo mettiamo sulla console. No, prosciutto crudo. Se così si potremmo chiamare. O Baso Tomas, cioè ti do un Baso. Fantasia, portami via. Un Tomas. Tommaso. Tombaso. 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 Questo è un nome vincente. Nome vincente per i nuovi DJ di Cortina. Oh, oppure, La gente di qua non lo sa, ma loro sono i nuovi oppure, DJ. Oppure Baso Tomas. O un Baso Tomas. Baso Mash. Baso Mash. Un Baso a Tomas. Baso Mash è più cortinese, secondo me. Sì. Tomas, eh. Sì. Però ci sta. Ci vediamo già all'Ushuaia di Ibiza. Eh sì. Vi vedete già di Ibiza? Eh sì, dove siamo? Siamo Embassy. all'Embassy, l'Embassy. Beh, un posto aperto l'abbiamo trovato, ragazzi, meno male. Cin. Allora, io e Baso bisogna sottolineare che siamo tipo gli alcolizzati della situazione. Sì. E non ci vantiamo. Cin in diretta, esatto. E loro Io invece brindo con vergognosamente con la spremuta d'arancia. Ragazzi, io non ho parole, io non ho parole. Cin. 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 Ah no, si batte e poi si batte. Stiamo ancora aspettando in realtà le pizzette Margherita, ma nel frattempo
sono arrivate queste robe buonissime. Bella. Cheesecake. Ricotta e panna. Cheesecake, ricotta e panna. Ah, non hai preso quella allo zabaione? Non c'era quella allo zabaione. Ah, mannaggia. Questa mi ispira molto di più. È la crostata con i frutti, con no, la con crema lampone. E i lamponi. Buonissimo. Io che vado già. E noi abbiamo lampone, preso la meringa, che qua è buonissima con la panna. Yum, yum. Siamo venuti un salto nella cooperativa di Cortina, che è il centro commerciale qua, ma probabilmente già lo sapete. E ci sono tutte le Yankee Candle, quelle natalizie. Questa deve essere nuova perché non la conoscevo. E poi anche questa, che è buonissima. Questa qua, Christmas Eve. L'avevo presa l'anno scorso, mi sembra. Ma per me la più bella è la questa. Più bella o la più buona? Quella viola? Questa viola. Alla lavanda? Sì. Lavanda e limone? Lemon lavender, sì, lavanda e limone. Guarda quante. Però a me ispirano un sacco quelle natalizie in questo periodo, non so perché. Allora, quelle natalizie, rossa. Sì. Rossa. Tipo questa Christmas Magic. Questa è buona. È bella anche. Questa è buona. Non toccare, rivolgersi al personale. Bene, le ho annusate tutte, praticamente. Benissimo. Però non ne hanno tantissime. E basta. Ancora qua qualcuna. E anche Winter Glow, anche Winter Glow. Era buonissima. Abbiamo trovato la sciabola per aprire lo champagne. Funziona? Sì. Tommaso ha sciabolato. No, ci ha provato ma non ha funzionato. Poi in realtà magari stasera, esatto, stasera esatto. Sì. Mi piace Tommaso perché sta facendo da guida. Cosa c'è qua? Libri, libricini. Ah, non sei a fuoco, non so perché. Ah, ok. Ah, bene. Poi? Dove si prosegue? Borse. Borse? Dove? Borse per scuola. Ah, ma questa non mi interessano, Tomas. Questa? Borse per la scuola. Quella di, quello di Frozen. Hai ragione. Dovrei dare via la mia Givenchy qua e prendermi lo zaino di Frozen. Faresti una parola. Effetto luci. Sì. Anche quello di Biancaneve, però. Tutte le cosine natalizie. Che belli. Piacciono le cose natalizie. Che carina quest'alce con la sciarpa. Prendiamo l'alce con la sciarpa? No, questi? Sì, ma sono i più brutti. Il di legno. Ma sono i più brutti. Il di legno. Patato. Io volevo l'alce con la sciarpa. Tipo questa. Guarda questa che bella che è. Non è bellissima? Ho tipo... Guarda, la palla di neve con l'albero di Natale. E un'altra alce con la sciarpa? No? Niente alce con la sciarpa. E già l'albero di... Qua è Natale a Cortina, praticamente. Comincia a essere, non è ancora. Perché sarà molto di più. Che belli. Viene già voglia di fare l'albero di Natale, direi. Anche a me piace il colore. Symphony is love. Bella, non so. Scontata. Vista a caso. Sì, 165 viene. Siamo tornati a casuccia, casuccia. Abbiamo già prenotato per stasera che li portiamo nella prosciutteria, quella nostra preferita, a mangiare il tiramisù, che lì era finito. Oggi ci mangeremo due porzioni di tiramisù. Vi faccio anche vedere quello che ho comprato, perché ho trovato una cosa strafiga. Anzi no, l'avevo fatto vedere. Vi faccio vedere che alla fine ho comprato il pellicciotto scontato al 50%. E poi ho trovato, ma lo vedrete meglio indossato magari in qualche foto. E poi ho preso anche questo cappellino berrettino con il pompom, che tra l'altro è tipo staccabile, c'è un bottone, e sono pellicce sintetiche, comunque non sono vere. Nella cooperativa di Cortina, che se conoscete Cortina conoscete anche la cooperativa, perché è tipo l'unico centro commerciale, posto dove si trova la roba. Sono stata anche da Moncler perché volevo prendere un piumino di Moncler, però non ce l'hanno e quindi l'hanno tipo ordinato e devo tornare tra due weekend, torniamo e vediamo se l'hanno trovato. Nel frattempo Tomas si sta preparando, così è pronto per uscire, e io invece mi ritoccherò lo smalto.
è tutto rovinato. Dolce di panna. C'è Tomas che sta spiegando le ricette, anzi è Baso che sta spiegando, sto rimbacillendo. Filetto al bledo, sto spiegando. Eh là là. Arte, ragazzi. Eh là là. Per far svenire un po' di fame. Vede che abbiamo fame, voglio dire. È facile venire ancora di più. Ancora di più. Che bello, che bello. Allora cucini tu domani sera a casa, Tomas? Sì, Sì, poi chiudo la telecamera col cavolo. Filetto al bledo. Oh là là. No, dovremmo venire ad Aosta e tu ci fai il filetto, i cocktail e poi andiamo nella pizzeria. Alla pizzeria. Realizzata, ragazzi. Meno male che era a dieta. Inizi il prossimo anno, dai, nel 2018. Anche 2019. Pinseria. Sì, perché si chiama pinsa. Ma pinseria. Non si dice pinseria. No, perché Tomas dà per scontato che è tutto francese in Valle d'Aosta, quindi deve la pinserie però era bello. Pinserie apriremo una pinserie noi, esatto, con il filetto. ma senti una cosa, ma tu mangi tutto quello che fa lui? No, per esempio il filetto lo mangia lui perché a me non piace tanto. No, la carne non c'è, la carne tu non sei carne, la carne io non sono una che l'ama. Lui l'ama di più. Anch'io, mangio. Ma anch'io. Meglio pesce. Mi piace. Tutto. Sì, Tomas mangia tutto, è vero. Di più anch'io. La carne a me non mi fa impazzire, però lui è bravo a cucinare, poi è inventivo. Per esempio, oggi se dovessi scegliere un pesce prenderei una sole ai ferri. Oh là là. È difficile da fare. La soglia anche a me piace. Perché è un piatto. Come lo faresti però la soglia ai ferri? Prendi solo la soglia. Lui la ordina, non è che la fa. La fetta a metà e viene cotta a metà. Perché di solito la soglia la si fa impanata. No, è difficile da. Tomas non mangia impanata. Sai che non ho mai mangiato? No? Solo i ferri. Li porteremo a Trieste prossima volta a mangiare la sogliola. Ed è arrivato il nostro antipasto. Anzi, stiamo ancora aspettando il formaggio in realtà. Ma intanto ci sono i prosciutti. Questo tagliato a macchina e quello tagliato a mano. Infatti, il mio preferito. Tuo preferito tagliato a mano? Sì. Scommesso. Sono arrivati anche i formaggi. Non sappiamo bene di che tipo di formaggio si tratta. Asiago può essere, ma non sono tutti uguali. E questi sono più dolci. Sono tre tipi diversi, ma non sono uguali. Assaggiamoli. E la burrata mitica. Yum. Ragazzi, che bontà! A parte che a loro è arrivato prima e non è giusto. Cioè, noi niente. Però io ti rubo una patatina. Tomas ti è mangiato talmente tanto prosciutto crudo e formaggi che sta offrendo il suo cibo. Io ti mangio le patatine molto volentieri. E Chiara ha preso i paccheri con melanzane e formaggio, no, e salsiccia. Ah, e burratina. Sì, sembra quasi crudo, Sì, o è crudo e salsiccia, non lo so. Sembrano molto buoni però, E io niente. Aspetto. Io rubo a Tomas. Sono arrivati i miei tagliolini. Ci sono anche i semi di papavero che avevo chiesto di non mettere, ma fa niente, li mangerò comunque perché ho troppa fame. Sono in crema di latte e con prosciutto crudo San Daniele. È arrivato il nostro tiramisù. Io voglio assolutamente filmare. Volevo filmare anche la reazione di Chiara, però no, per via del caffè. Però assaggerai la crema di mascarpone. E qui devo filmare la reazione. Sacro Graal. Aspetta che spostiamo che non si vede. Fate la consistenza. Come ti sembra? Come ti sembra? Ah, la vista si presenta bellissima. Vediamo al tatto com'è. Al tatto. Al tatto ancora più bello. Ci sono emozioni. Basta. È partito. Penso che sia una reazione positiva. Guarda, mi sono messo d'accordo col DJ. Pure. Adesso filmiamo la reazione di Chiara alla crema. Almeno la crema. Che bello qui. Positivissima. Quanto? 4-1. Per chi? Per lui. Ai ai ai.
Ai ai ai, Tomas. Aveva annunciato la sconfitta serale, ma... Ai ai ai. Io ho i nervi. Io anche tu i nervi, va bene. Ma quando Baso beve due bicchieri sai che è imbattibile. È impossibile. Non... Ragazzi. Cioè, non... Poi ho assaggiato quel cocktail... Mi ha dato la forza. Sapete che quando sono a Cortina non posso non bere la mia super tisana. Vaniglia e lampone, la più buona al mondo. Assaggiatela se non l'avete assaggiata. Nella super tazza con le alci, con la sciarpa. Stavolta è andato veramente male, oh. Tomas. Vince 7-2, vince 6-2. Quindi 6-2. Ma Tomas, diciamo, ma dicevi sei pronto a perdere, adesso ti distruggo. Vieni qua che non hai scampo. E poi? Certo, quel cocktail era incredibile. Lui è tipo braccio di ferro, capito? Però al posto degli spinaci e l'alcol. Pupetto. Adesso lo chiamo a scopa e vinco io. Certo. E niente, dovrete tornare per la rivincita, Vittoria. Ragazzi. Boh. Paolo, troppo piange. Ok, questa scena mi ricordo moltissimo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, perché quando stavano a letto, vi ricordate, c'era sempre Raimondo che leggeva il giornale e Sandra Mondaini che gli rompeva le scatole e poi faceva così con i piedi. Ti ricordi? E faceva così, sì, sì. E poi gli rompeva le scatole e lui continuava a leggere il giornale. Era fortissimo. E finta di niente. Sì, finta di niente, continuava a leggere il giornale. Lei faceva tutto così con le gambe. E lui tranquillo continuava a leggere il giornale. In realtà Chiara e Baso penso si siano già addormentati e loro partiranno presto domani la mattina, perché hanno 6 ore di macchina fino ad Aosta. Pensavamo fosse meno, invece è praticamente stessa strada da Trieste ad Aosta e da Cortina ad Aosta. E mentre noi credo che rimarremo qua tipo fino alle 5 o 6. In realtà dobbiamo partire prima delle 18, perché dalle 18 in poi è prevista neve e io non vorrei guidare con la neve, anche perché abbiamo ancora le gomme estive su, quindi non è proprio il massimo. E tra l'altro una cosa che volevo raccontarvi è la continuazione del fatto del trasloco, perché in realtà poi non vi ho mai aggiornati su come è andata a finire. In molte mi avevate scritto: no, ma non dovevi pagare subito perché poi vedi cosa succede, bla bla bla. In realtà noi stavamo aspettando per pagare la fattura, non avevamo pagato la fattura perché era datata 30 giorni ed eravamo ancora all'interno dei 30 giorni. Se non sapete di che cosa sto parlando, la questione è molto lunga, quindi andate a rivedere gli altri vlog oppure qualcuno ve lo spiegherà nei commenti. Sostanzialmente abbiamo mandato una mail dicendo che diverse cose sono sparite, e dicendo che siamo stati in polizia, che ci hanno consigliato di fare una lista di tutte le cose mancanti, dicendo che l'abbiamo fatta, chiedendo spiegazioni e chiedendo se appunto avevano un'assicurazione in caso di furto, perché comunque appunto volevamo avere un risarcimento, perché tra l'altro mi sono venute in mente altre cose che sono sparite, alcune cavolate, tipo la scatola della Modiano con le carte, il gioco dell'oca, il non t'arrabbiare che mi aveva regalato mia mamma, che per quanto possano essere stupidaggini comunque ti dà fastidio. Ma c'erano anche, questo non so se ve l'avevo detto, per dire, una pelliccia sintetica, però l'avevo pagata tipo sulle 300-350 euro, che purtroppo l'avevo presa a Cortina, e a Cortina potete immaginare la roba non te la regalano, anzi, e anche quella è sparita. Tra l'altro stranissimo, perché ne avevo due, entrambe simili, ma una era tipo un color pesca, una era tipo un rosa, più proprio pastello, rosa rosa. Stranamente proprio una delle due simili è sparita, quindi stranamente proprio. Mi fa pensare che qualcuno abbia potuto pensare: oh, vedi, tanto non se ne accorge, sono simili, invece io me ne accorgo. E quindi anche la mia pelliccia color pesca che mettevo sempre con la borsetta verde, anche quella scomparsa. Quindi alla fin fine è venuto fuori che il valore di quello che mi è sparito non era poi così basso. Quindi abbiamo mandato questa mail
a cui è seguita una risposta, io vi giuro, noi abbiamo scritto comunque una mail chiedendo spiegazioni, risarcimento, chiedendo se hanno sempre supervisionato il furgone, perché ovviamente noi non essendo sicuri di chi sia stato, perché non abbiamo visto effettivamente chi ci ha fregato gli scatoloni, non abbiamo puntato il dito né dato la colpa a nessuno, insomma noi l'unica certezza che abbiamo è che ci manca della roba, quindi abbiamo chiesto soltanto spiegazioni e se appunto hanno un'assicurazione, ci è stato risposto in una maniera, cioè posso citarvi due frasi, mi creda che non manca proprio niente, glielo garantisco io, cioè sapremo noi che cosa ci manca, insomma, no? Visto che la roba è nostra, e moltissimi pezzi scritti in maiuscolo, tipo non infangate con queste frasi velenose, ma senza neanche salutare, poi senza saluti, niente, quindi veramente io non ho parole. E comunque alla fin fine questa persona poi, perché era in contatto con la mamma di Tomas, è andata a chiamare la mamma di Tomas dicendo no, ma noi non c'entriamo niente, ci creda, io non so che cosa credere, però ci hanno assicurato che il furgone l'hanno supervisionato, che in qualsiasi momento c'era una persona a guardare le nostre cose. E un'altra certezza che io ho è che in qualche modo ci hanno mentito, perché o uno, non hanno supervisionato sempre le nostre cose perché qualcuno effettivamente la roba l'ha rubata, oppure due, la roba l'hanno rubata loro, cioè non ci sono tantissime altre, o qualcuno ci ha rubato la roba per la strada, oppure sono stati loro, quindi cioè, però nel primo caso se qualcuno ci ha rubato la roba per la casa, cioè dalla strada o dal portone, allora loro non l'hanno supervisionata in qualsiasi momento. Cosa che io credo, perché essendo solo in due era difficile che qualcuno rimanesse sempre là, cioè cosa, lavorava solo uno, comunque. E alla fin fine hanno chiamato sua mamma dicendo appunto disperati, strano, perché a noi hanno risposto malissimo, e praticamente tramite lei ci hanno chiesto se eravamo disposti a non fare denuncia nel caso loro non ci facessero pagare niente per il trasloco, quindi la fattura che dovevamo pagare da lì a qualche giorno non l'avremmo più pagata. E siccome si trattava di parecchi soldi, alla fine abbiamo accettato, quindi non siamo andati a sporgere denuncia, che comunque, ripeto, sarebbe stata contro ignoti e sarebbe stata, anche secondo il poliziotto, alla fin fine completamente inutile. Molti di voi mi hanno detto no, non devi farla contro ignoti perché tu sai, no, io in realtà non avendo visto non possiamo sapere, e non è stata un'idea nostra la denuncia contro ignoti, è stato quello che ci ha detto la polizia. Quando gli abbiamo spiegato tutto quanto ci hanno detto no, voi dovete farla contro ignoti, non ci sono altre vie, perché voi non avete visto chi vi ha rubato la roba, e quindi appunto sarebbe stata una denuncia buttata. Noi comunque le nostre cose, anzi io comunque le nostre cose, le mie cose, perché alla fine erano praticamente solo mie, a parte le nostre bomboniere, io le mie cose comunque non le rivedo, quindi abbiamo accettato, anche se vi dico il prezzo della fattura è più o meno quello che io ho perso, forse un po' di più, perché ovviamente nel tempo mi sto accorgendo delle cose che mi sono venute a mancare, quindi penso che più o meno siamo là. Ovviamente rimane l'amarezza e molto grande delusione e rabbia, perché veramente, cioè, incredibile che sia successo per l'ennesima volta una cosa del genere. Quello che posso dirvi è che se mai traslocheremo di nuovo, il trasloco ce lo facciamo da soli con degli amici. Questo è poco ma sicuro, vero Tomas? Sì. Ce lo facciamo noi con i tuoi amici, in 4-5 finiamo tutto e facciamo così. E questo è quanto. Quindi adesso, da bravi Sandra e Raimondo Vianello, noi vi salutiamo. Ciao ciao. E vi diamo la buonanotte. E alla prossima. Bacio grande. Ciao ciao. Ciao. Ah, un'altra cosa volevo aggiungere, un'altra cosa, scusatemi. Perché sono super super contenta che il video I Mai, Never Have I Ever, vi sia piaciuto così tanto. Ero così imbarazzata a caricarlo. Vi giuro che l'abbiamo filmato e tipo poi l'ho montato quella sera. E tipo il giorno dopo, cioè la mattina dopo, pensavo ma lo carico, non lo carico, lo carico, mi vergognavo troppo, invece ho avuto una risposta super super positiva e quindi mi ha fatto davvero tanto tanto piacere leggere i vostri commenti, siete grandi davvero. Poi mi avete scritto Nicole, una di noi, fantastici, quindi boh, niente, questo volevo aggiungere che mi ha fatto tanto piacere e niente, alla prossima, buonanotte, buonanotte, ciao ciao, buonanotte.